Benvenuti amici di Android Blog alla sfida in famiglia tra Motorola Moto G e Motorola Moto E. La differenza di prezzo è davvero esigua, ma dobbiamo fare uno sforzo economico in più per puntare su Moto G o possiamo accontentarci dell'ottimo Moto E? Scopriamolo insieme. Eccoci dunque al cospetto di due ottimi terminali per quanto riguarda le rispettive fasce di appartenenza. Vi invito ad andare a vedere le rispettive recensioni e gli unboxing per quanto riguarda un quadro più generale delle caratteristiche e delle funzioni principali. Metterò il link qui in descrizione del video delle due recensioni. Io vi comincio a elencare un pochettino le differenze principali che poi andremo a vedere nell'utilizzo vero e proprio di questi smartphone. Snapdragon 200 Motorola Moto E, Snapdragon 400 Motorola Moto G, entrambi 1 GB di RAM, camera frontale per quanto riguarda il Moto G e altoparlante frontale invece per quanto riguarda il Moto E, mentre sul Moto G è messo posteriormente flash su Moto G, assenza di flash e camera a fuoco fisso su Moto E, gommato anti-impronte il posteriore di Moto E, e lucido e che patisce un pochettino di più le impronte per quanto riguarda Moto G. Per quanto riguarda l'ergonomia invece sono due ottimi smartphone su questo settore, perché nonostante Moto E sia comunque più compatto, anche Moto G è facilmente utilizzabile con una mano sola e la diagonale di display 4.5 pollici per Moto G e 4.3 per Moto E non influenza così tanto le dimensioni generali dello smartphone. Questo più o meno per quanto riguarda le caratteristiche. Il design è davvero molto molto simile, come potete valutare voi stessi. Io comunque ve li oriento e ve li giro per farvi un po' vedere meglio, ma comunque non ci sono grossissime differenze. Parlavamo di display poco fa, andiamo a vedere le differenze per quanto riguarda le due unità. Apriamo la nostra applicazione di test, principalmente la risoluzione, che trova un HD a 720p per quanto riguarda 1280x720 per il Moto G. Qui vi faccio vedere la densità di pixel appena la camera si mette a fuoco, sono davvero molto molto vicino all'obiettivo, lo sto praticamente toccando. Per quanto riguarda il Moto G, qui vi faccio vedere quella del Moto E. E come vedete un po' di differenza c'è visivamente, ma in realtà poi non così tanto nell'uso quotidiano. Andiamo a vedere come vengono riprodotti i colori. Alziamo le luminosità per entrambi. Luminosità massima davvero ottima su entrambi i dispositivi, si vedono bene al sole e non vi sono problemi. Guardate come i colori vengano riprodotti praticamente con la stessa scala cromatica, non ci sono particolari differenze. L'unica differenza si vede un po' nell'angolo di visione, non nei contrasti ma nell'angolo. Ecco, Moto E ha un angolo di visione un pelo più limitato, ma davvero bisogna andare a orientare lo smartphone in posizioni non utilizzabili quotidianamente per andare a far diventare i contrasti o comunque i colori più grigi o più falsati. In ogni caso, comunque un ottimo display per entrambi. La definizione maggiore di Moto G è quella che dà la vittoria al settore display al suddetto Motorola Moto G. Andiamo a vedere ora il reparto telefonico. Ottimo per entrambi, ottima la ricezione, leggermente superiore quella di Moto G. Adesso gli operatori sono diversi, quindi vedrete differenze per quanto riguarda le... mettiamo silenzioso un attimo il telefono, così evitiamo che veniamo disturbati dalle varie notifiche che arrivano incessantemente. Sì, mettiamo, dicevo, silenzioso, ecco qui, tiriamo giù tutto il volume delle notifiche e dell'audio, torniamo indietro. Intanto poi dovrò andare a vedere queste notifiche perché mi riguardano, vabbè, questo lo farò dopo. Quindi, parlavamo di parte telefonica, apriamo prima il dialer di Moto E, chiamiamo un numero verde. Ricerca rapida presente in entrambi i modelli, attiviamo il via voce. Benvenuto nel servizio clienti e nel servizio elettrico che opera su... Ok, stesso discorso per quanto riguarda Moto G.
Intanto potete vedere come l'interfaccia sia esattamente la medesima. Alziamo il volume. Dimenticavo che l'altoparlante qui è dietro. Benvenuto nel servizio clienti Enel Servizio Elettrico che opera su... Allora, paragonabile il volume, paragonabile la qualità, però molto comodo il fatto che Moto E abbia l'altoparlante frontale che non venga attenuato quando lo andiamo ad appoggiare su un piano assorbente. SMS, cerchiamo di aprire contemporanea per vedere la velocità di apertura delle applicazioni, direi assolutamente paragonabile. Stessa tastiera, ottima per entrambi. Faccio gli stessi errori ovviamente, vi dicevo ottima la tastiera per entrambi, c'è lo swipe su Moto E, non c'è su Moto G, però comunque una tastiera veloce, una tastiera che non ha nessun problema nell'uso quotidiano, e solo la diagonale del display leggermente superiore su Moto G rende la digitazione un pochino più comoda. Chiudiamo la parte messaggi, andiamo sulla parte email. Io cerco come al solito di fare tutto più in contemporanea possibile, facciamo un mostra immagini assieme. Ecco, come potete vedere, pinch out presente per entrambi, nessun problema di HTML e IMAP per quanto riguarda il client email, forse un filo più veloce, vabbè, la potenza è anche maggiore su Moto G, e swipe per i gesti rapidi su entrambi, quindi client mail davvero ottimo di Android KitKat, che permette un utilizzo business email davvero senza il minimo problema. Passiamo ora alla parte browser, Chrome preinstallato per entrambi, proviamo a aprirlo in contemporanea, ovviamente non mi ha preso il tocco su Moto G, colpa mia. Andiamo a cercare Android Blog, il nostro sito, mi raccomando mettetelo tra i preferiti. Non ce la farò mai a scrivere in contemporanea, quindi facciamo prima su uno, eccolo lì. Proviamo poi sull'altro, adesso cosa ho cliccato non lo so, però vediamo di rimediare. 1, 2, 3, ce l'avremo fatta a far prendere il tocco in contemporanea, siamo collegati alla stessa rete Wi-Fi. Abbiamo notato comunque una maggiore ricezione Wi-Fi per quanto riguarda il Moto E, il GPS invece funziona bene su entrambi. Strano che Moto G abbia questa difficoltà nel caricare il nostro sito, forse il router, forse non si sa. Vediamo un po' se riusciamo a fargli dare la priorità giusta. Proviamo a fare un annulla e un ricarica. Ok, non so se si è caricato completamente, ma comunque proviamo già a muoverci in tutte e due i terminali. Non c'è il reside del testo come Chrome ci ha abituato. Proviamo a entrare su una news entrambi, giornata dedicata a Android Wear e a tutto ciò che riguarda le presentazioni del Google I.O. Banner che si apre, vediamo di tornare alla nostra pagina sperando che si carichi. Guardate anche di nuovo come Moto E ha caricato più alla svelta una news. Adesso aspettiamo un attimo, ma ripeto, probabilmente questa è la priorità del router che è differente, e il fatto che Moto G abbia una ricezione Wi-Fi leggermente inferiore probabilmente influenza un po' le prestazioni, però vi dico che comunque anche Moto G, quando non ci sono questi problemi, la navigazione è davvero ottima. Sto aspettando che si carichi Discus qui su Moto E, tanto qua probabilmente di nuovo problemi per Moto G. Ok, Discus qua si è caricato, andiamo a scrivere in un campo di testo, vediamo se si riadatta e se va all'inizio. Sì, con un po' di difficoltà ma ce la fa. Eccoci qua, quando riuscirò a scrivere la frase senza errori magari stappiamo una bottiglia. Nessun problema di movimento, forse un filo di lentezza su i campi di testo web per quanto riguarda Moto E. Andiamo su Discus anche su Moto G, che finalmente si è caricato.
Ok, andiamo a provare a muoverci, a spostarci in mezzo alle parole, in mezzo al buongiorno, anche qui nessun problema. Siamo abbastanza cattivi, proviamo ad andare sul Corriere, speriamo di non impiegarci troppo tempo che recupereremo poi nella prova gaming, poi vi dirò il perché. Ok, il Corriere è qua, anche qui nella cronologia, apriamolo. In contemporanea andiamo a settare la modalità desktop in contemporanea se non è già settata, no? Facciamolo assieme, così dovrebbero riaggiornarsi entrambi. Allora, sempre MotoG molto molto lento. Strano perché durante l'uso quotidiano non lo ha mai fatto e considerata la potenza non mi sento di dare la colpa al processore assolutamente per questo ritardo. Problemi di rete, cercate di non tenerne conto nel giudizio generale del terminale. Dicevo, il Corriere pagina molto molto pesante ma che viene comunque gestita bene anche su Moto E, ovviamente il tempo di caricamento sarà maggiore. Ho cliccato assolutamente su qualcosa in cui non dovevo. Va bene. Vabbè, sulla pagina dei mondiali, triste pagina. Vediamo di tornare un attimo indietro. Tanto qui qualcosa non quadra assolutamente su MotoG. Comunque. Cercate di fidarvi un attimo delle mie parole per quanto riguarda MotoG, vi dico che la navigazione web è buona su entrambi e che la velocità, senza contare i problemi di rete, è comunque un po' maggiore su MotoG. Torniamo indietro, siamo dal browser, abbiamo già perso forse fin troppo tempo e me ne scuso. Dicevo, parte gaming che non posso farvi vedere, o meglio, potrei su MotoG perché la memoria, nonostante non sia espandibile, ecco, altra differenza che mi ero dimenticato di dire all'inizio. 4 giga espandibili mediante micro SD su Motorola Moto E. Andiamo a vedere, già che parliamo di impostazioni, andiamo giusto a vedere le impostazioni, vi faccio vedere la memoria. Dicevo, 8 giga invece la versione base, c'è anche quella da 16 su Motorola Moto G, che permettono di installare praticamente tutte le app che vogliamo, cosa che non permette Moto E in quanto lo spazio disponibile per le applicazioni, documenti, foto e tutto, poi andranno sulle SD, non è sufficiente per alcuni dei giochi più pesanti, cosa che invece possiamo fare su Moto G nonostante la mancanza dell'espansione di memoria. Arriverà anche la versione LTE con micro SD per quanto riguarda Moto G, che rimane un ottimo terminale. Adesso passiamo torniamo, scusate, nelle impostazioni perché già che ci siamo vi faccio vedere come tutti siano aggiornati all'ultima versione di Android 4.4.2. In realtà non è l'ultima, sta arrivando la 4.4.3 e la 4.4.4. Punto 4 purtroppo ancora non sono arrivate sui terminali a disposizione. Poca la personalizzazione di Motorola, abbiamo alcune voci come l'ID dispositivo Motorola, anche la privacy Motorola. Poca la personalizzazione anche a livello di applicazioni, abbiamo Alert, abbiamo Assist, abbiamo il Migrate che serve per passare i dati da un vecchio telefono, ma per il resto sono fatti perfettamente uguali e poca la differenza rispetto ad Android Stock. Un minimo di differenza lo abbiamo nell'interfaccia della fotocamera. Andiamo ad aprirla, vediamo anche la velocità della fotocamera. Prendiamo un soggetto da inquadrare per fare lo scatto. Su Moto G abbiamo l'autofocus, abbiamo anche il flash LED. Proviamo a Ecco, fatto lo scatto, è abbastanza veloce. Facciamo la stessa cosa su Moto E, che però purtroppo non riuscirà a mettere a fuoco. Scatti che nelle stesse condizioni di ottima luminosità, ma anche buone in realtà, riescono a fare buoni scatti anche con basse luci. Scatti che risultano comunque buoni su entrambi. Andiamo ad aprire la galleria, vi faccio vedere uno scatto fatto nelle stesse condizioni che dovrebbe essere questo qui. Ecco fatto, guardate, la camera è da 5 megapixel per entrambi e il risultato è paragonabile per entrambi. Risultato diverso se andiamo a vedere la macro, dove ovviamente Moto G è riuscito a mettere a fuoco, guardate com'è bella, trovate comunque le foto di esempio sulla nostra prova, anche qui link in descrizione, cosa che non è riuscito a fare la messa a fuoco Moto E. Cambiamo foto, andiamo a vedere negli interni, dicevo entrambi buone prestazioni, poco il rumore.
il rumore anche con le basse luminosità, guardate qui, in realtà non c'è molto rumore per questa fascia, di solito ci si aspetta prestazioni scarse nella fotocamera, soprattutto al buio. Ecco, per quanto riguarda il notturno invece abbiamo ovviamente la vittoria per quanto riguarda la camera, scusate ho dato un colpo al cavalletto, la camera di MotoG perché ha il flash, le foto notturne sono praticamente impossibili su Moto E. Per quanto riguarda i video, vi dicevo, andiamo di nuovo all'interfaccia della fotocamera per farvi vedere le impostazioni che sono le medesime, non si può settare praticamente nulla, l'abbiamo viste bene nelle relative prove di entrambi i terminali. Per quanto riguarda i video, vi stavo dicendo, buoni risultati, ma la qualità HD di Moto G rende tutto meglio anche nei video. Buono l'audio acquisito per entrambi nei video, si fanno cliccando qua nell'icona in alto, camera frontale possibile per Moto G. Torniamo indietro, andiamo a vedere di nuovo nella galleria i nostri video di test, apriamo la cartella di test, riproducono gli stessi formati, non riproducono i DVX, non riproducono l'audio dell'MKV, riproducono invece il 1080p, andiamo a vedere come, facciamolo partire in contemporanea se riusciamo, sì forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo, diciamo che tutte e due riescono a riprodurlo bene, forse qualche microscatto su Moto E, comunque belli i colori, belli i contrasti su entrambi e non vi sono problemi. Sì, vedete qualche piccolo problemino su Moto E, ma ripeto, la potenza a disposizione è minore. Non vi faccio vedere gli altri perché sono pressoché identici, perché l'abbiamo già viste nelle recensioni. Per quanto riguarda la parte musicale, facciamo partire il Play Store, il Play Music, scusate, su entrambi, che è il lettore di serie, c'è la radio FM su entrambi, funziona bene, e le cuffie non ci sono, ma su entrambi dovremo usare le nostre, la riproduzione è buona, ma influenzata dalle prestazioni delle cuffie, ovviamente. Facciamo partire prima Moto G, alziamo il volume. Audio bello potente, facciamo ora Moto E. Allora, audio decisamente paragonabile sia come volume che come qualità, ma assolutamente meglio la posizione dell'altoparlante di Moto E. Quindi campo stavolta in cui il piccolo Moto E riesce a ottenere la vittoria. Cos'altro dire? Direi che abbiamo detto più o meno tutto. Parliamo un po' di conclusioni. Prezzo 129 euro all'uscita per Moto E, 199 all'uscita per Moto G, ma adesso la differenza è davvero molto sottile perché si parla online di 110 per Moto E e 149-140 per Moto G. Conviene spendere quelle poche decine di euro in più per Moto G? Assolutamente sì, per il flash della fotocamera, per il display più risoluto, e per la camera frontale e per tutte quelle cosine in più che ha questo terminale rispetto a Moto E. Ma se volete un telefono che abbia una buona parte audio, una buona parte telefonica e risparmiare comunque le suddette poche decine di euro, anche Moto E, se non vi piace il gaming o non lo usate e non avete necessità delle foto in notturna, anche con Moto E cadrete in piedi. Per quanto riguarda l'autonomia, entrambi portano decisamente bene a dopo cena, non abbiamo problemi di uso intenso, davvero ottima l'ottimizzazione dei consumi per entrambi questi smartphone, quindi promossi anche su questo campo. Quindi in conclusione due ottimi terminali, e peccato anche lo poco spazio a disposizione per le applicazioni su Moto E, altra cosa di cui tenere obiettivamente conto quando deciderete per la scelta tra i due. Io con questo concludo, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a mettere il mi piace se la recensione, il Versus in questo caso, vi è piaciuto, iscrivetevi al canale mi raccomando, per adesso è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per AndroidBlog.it.